TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Per la terza parte di Tada dedicata alla cucina insieme a Xavi, ma soprattutto ad Andrea. Buonasera a tutti. Che bello. Andrea, saluta. Sì, ciao. Oggi è una sorpresa. Hai visto che sorpresa ti ho portato sorpresa. Oggi? Sorpresa, no, vabbè, oggi è una super sorpresa. Guarda come siamo già belli. Aspetta, io meglio. Cioè, guarda come siamo belli tutti con lo stesso grembiule, allora, guarda. Cioè, vorrei mostrarvi questi bellissimi grembiulini che sono stati disegnati. Sì, dall'associazione Trisomia. Questi l'hanno fatti i ragazzi, eh. Guarda come sono belli. Poi ci faremo raccontare un po' di cose, eh. Certo che sì. La ringraziamo e la salutiamo. La ringraziamo subito, vai. Dopo si va con la ricetta, vai. Allora, ripetimi il nome. Maura. Grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Presentiamo prima la ricetta o facciamo prima le domande a Maura? Presentiamo oggi la ricetta. Un po' così, eh? Oggi sì, oggi improvvisiamo un po', eh? Atata, sì, tutto. Atata. Allora, prima la ricetta. La ricetta. Vai, via. Così abbiamo tutto il tempo. Allora, la regia mi manda gli ingredienti, così vi dico tutto quello che facciamo oggi, perché faremo delle crepe bellissime, colorate, speciali del Natale. Farine Tognetti, uova, un liquido. Io ho frullato spinaci, barbabietole, latte, zafferano in infusione nel latte. Pochissimo burro per dare morbidezza e non dover ungere tutte le volte le padelle e il sale. E poi con cosa l'abbiamo farcite? Salumi di cinta senese DOP Tognetti, salame di selvaggina Tognetti e poi guarda quanti formaggi ci ha mandato il caseificio sociale di Manciano. Ricotta, rovaggiolo, caciottine. Mi garba caciottina, vabbè, perché mi ricorda Carlottina. No, lo sapevo. guarda che bellezza. Devi proprio dire, eh? Devi sapere una cosa, Andrea, senti. Molto dispettoso Xavi, eh? È vero? Confermi? No. Allora, Maura, vengo con te, sì. Dell'associazione Trisomia, grazie per essere con noi. Grazie a ecco, voi. Ripetiamo, perché nasce l'associazione? L'associazione Trisomia 21 nasce nel 1979 da un gruppo di famiglie, nasce principalmente da... il bisogno delle famiglie di ritrovarsi, condividere i propri bisogni, le proprie necessità e anche affrontare alcune difficoltà che chiaramente si presentano a volte. Poi l'associazione si è ingrandita moltissimo, ha cambiato di sede, adesso siamo in Viale Volta a Firenze e seguiamo i ragazzi, i bambini con trisomia 21 dalla nascita, a volte anche prima della nascita laddove si ha una diagnosi precoce e poi per tutto il percorso scolastico, gli inserimenti lavorativi, facciamo un lavoro continuo con i ragazzi e con le famiglie chiaramente. Quindi grazie davvero per tutto quello che fate. Grazie a voi. Senti, ma cosa sono quei bellissimi disegni che vedo? Questi sono tutti disegni che ha fatto i ragazzi del laboratorio d'arte Picheo, che è il laboratorio d'arte di Trisomia 21. E sono tutti disegni, la collezione cucina nasce proprio da uno studio che i ragazzi hanno fatto andando a fare la spesa, comprando i prodotti, toccandoli, annusandoli, vedendo che cosa ci si fa. Infatti questo sull'uva c'è scritto ci si fa il vino, nasce in autunno e ognuno poi ha disegnato i prodotti come li vedeva e come li sentiva. E quindi oltre a questa collezione cucina ci sono tante altre cose, abbiamo le cose di Natale per esempio qua che sono state disegnate e poi, realizzate immagino acquistandole si aiuta l'associazione. Esatto, sì. Quindi è molto importante, è molto importante. Un bellissimo gesto. Grazie. Andrea, ti piace cucinare e anche disegnare? No, a te qui. A lui gli piace cucinare? Sei un bravissimo chef. Sì, eh? Cosa ti piace cucinare, ad esempio? Qual è il tuo piatto preferito? La pasta?
pesce. Pasta al pesce. Pasta al pesce. Comunque guarda Carlotta, è più bravo di me. Guarda, cioè oggi volevo portarlo per farmi aiutare, se no vinci sempre te. Io vi lascio fare. No, preparati perché devi farcire, eh. Sì. Ma fatemi capire una cosa. Cioè, voi due insieme, io da sola. Sì, e poi faremo un piatto, io, lui e te. E vediamo. Andrea, ma vuoi stare con lui o puoi stare con me? No, tata. Insieme. Vedi com'è diplomatico. Insieme. Allora, Carlotta, lo vedi com'è bravo? L'ha versata in padella, la sta girando, ora la toglie, la mette nelle... Perché noi è già un po' che iniziamo, l'abbiamo fatte. Ah, ecco cosa stavate facendo. Noi già abbiamo fatto. Facciamola vedere una gialla. Guarda, abbiamo creato quattro colori diversi, guarda. Ci fa vedere come si crea. Vai. È molto bravo, eh. Vai, vedi, gira perché ovviamente si è sedimentata un pochino la farina nel frattempo, lo versa nel mezzo. Il giusto. Vai, facciamo la piccolina, Cubi. Guarda, quanto basta. Cubi. Guarda che precisione, nemmeno io l'ho fatta così precisa. La gira un pochino così l'allarga. E via. Ma fa tutto da sé, vabbè, io vado via anch'io oggi. Andiamo via. Oggi. Se no si fa le figurette anche noi, è meglio andare via. Ecco, mentre questa è... Allora, questa è una rapa rossa, sono tutte particolari, perché ovviamente ci sono... Solamente ho diviso o le chiare dell'uovo, o abbiamo messo gli albumi, qui abbiamo messo le rape, in questa verde abbiamo messo gli spinaci, poi abbiamo la curcuma, lì abbiamo invece una fatta con gli albumi e il latte e basta, quindi sono tutte particolari. Guarda... Ovvia, perché a noi ci piace vivere a colori e in questo caso mangiare perfetto, a colori. Perfetto, vivere a colori, si può cantare. Vivere. Ora ci bannano subito. Guarda, io la volevo girare e mi si è rotta, guarda, lui la sta girando, vabbè. Vado via, arrivederci. Ciao. Fai che io vado via. Un piacere. Allora Carlotta, con cosa la vuoi farcire tutte queste cosine? Sei pronta? Perché noi ora ti si danno, te le devi farcire e arrotolare. Oddio. Allora, io ti ho preparato, guarda. Guarda un po', ti ho preparato un salame. Salame di cinta senese. Gonfest è un lombino, allora, sempre di cinta senese. Guarda. Carlotta ha le sue figure. Eccole qua, guarda che bello. Tutto cinta senese, Tognetti. Queste ora te le do e vado a prendere quell'altro piatto. Così te ti sbizzarrisci e decidi te come Grazie. Fare. Di qui invece abbiamo, guarda, prosciutto. Oh, e sbriciolona. T'avevo detto che l'avevo vista. L'avevi visto e barra nell'altro piatto. Guarda che bellezza anche questo. In realtà è solo fortuna. A te. Grazie. Quindi te hai a disposizione questi salumi, tutti dei Tognetti. Puoi appoggiarli, ora io te l'ho dati tutti insieme, ma te sfruttali come meglio credi. Benissimo. Noi ti daremo le crepe, se io ci riesco, perché lui ci sta già riuscendo, la sta anche... Io voglio quelle di Andrea. Sì, anche perché stanno venendo meglio. Le mie le ho rotte tutte. Vai Andre, togliela. Sì, io vorrei farvi vedere la differenza. Sì, guarda. Quella fatta da Andrea e quella. Ma poi lui. No, non nasconda la mia, non la guardate. Guardate solo quella di Andrea. L'hai anche bruciata, Shadi. Ma che. Non nasconda niente, è tutto a posto, nessuno la vede più. Andrea, ascolta, insegniamo anche a Carlotta a farle? Sì. Allora, intanto diamogli le istruzioni, facciamogli vedere cosa ti ha preparato. Guarda. Non ci credo. Faglielo vedere. Non ci credo. Tutti i passaggi, anche la preparazione intera, guarda un po'. No, allora. Allora, leggi e guarda se impari, Metti impasto nella padella, poi stendi l'impasto su tutta la padella, tirare la crepe, togli la crepe dalla padella. Vuoi provarci? In teoria, in pratica non si sa. Prova, allora scegliti l'impasto, quello giallo o quello bianco. Dai, fatela voi due, io mi metto indietro. Scelgo il giallo. E te fai il bianco. Perché è il colore dell'ottimismo. Sì. Allora, il giallo lo diamo a Carlotta, bravissimo. Grazie. Andrea. E te fai quella bianca, vediamo chi la fa meglio, vai. Qui ci vorrebbe anche una musichina, ora la metto di sottofondo. Bom, 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 bom. Vedi, lei è brava che stai guardando, Sto guardando lui, certo, io non mi muovo lui se gira. Non si muove lui. Vai. Versiamolo nel mezzo, piano, poi dilli non tanto. Guarda che Carlotta impara veloce, guarda come ha già imparato Carlotta. Ok. Vai, poi, a posto. Lui faceva questo, vero? Sì, l'allargava un pochino, vai. Io vado via, ascolta, cucinate meglio voi di me. Cioè io ho 3 ore a preparare gli impasti, guardate voi. Bravi. Ora iniziamo. L'ho rotta. Nascondila. Prendi un po' di impasto e versalo in quell'angolino. Col cucchiaio, proprio una puntina. Vai! Ecco. Danno. Chi ci guarda oggi? Che ci dice? Chi ci dirà? Carlotta, chi ci dirà? Dice... Giriamola. Chi dice Carlotta dice? Danno. No, non è vero. Chi dice Carlotta dice caciotta. Allora, io mi preparo intanto che voglio tagliare un po' di formaggi. Questa l'hai fatta scaldare troppo, Andrea. Se no mica tutte perfette ti dovevano venire. Guarda.
Shadi. Che Carlotta nome... è un nome bellissimo. È bellissimo davvero. È romantico. Onestamente. Ti ho messo i tuoi fogli di là un secondo, perché sennò non ce la facciamo a preparare. Guarda, guarda Carlotta, ha già girato. Insomma, basta. Insomma, l'unico che non l'ha fatti bene sono stato io, ho capito. Shadi, ti sei emozionato. Sì, mi sono emozionato con voi. Ma che puntata abbiamo davvero. Oggi. Davvero. Guarda che bello, guarda che bello. Facciamolo vedere. Vai, io mi metto qui, guarda, mi metto così e dormo. Maura, hai mai visto come sono bravi? Cioè, ciao Andrea... Shadi, ci rivediamo nel 2022. Infatti lo sai che mi dispiace? Guarda, sono molto triste per questa cosa. Tre settimane. Sono quasi... Tre settimane sono tante. Vero. Vai, falla un'altra. Guarda, ti stavo puntando la regia. Voleva vedere se facevi questa? Per bene. Metti tutto lì che io e te iniziamo. Piccate. Guarda, ti voleva far vedere anche, Andrea. Guarda che a casa l'ha provate. Cioè, questa settimana si è messo sotto. Facciamolo vedere, guarda. Guardate quanto è bravo. Io gli ho detto, guarda, faremo le crepe, allenati. E lui a distanza, guarda. E lui si è allenato. E c'ha tutti i passaggi, Dopo te le giriamo. Andrea. Sì. Quante ne hai fatte? Tante, Ah, sì. Tante. Quanti tuoi anni, vero? Sì. Vai. Guarda, guarda, lui continua imperterrito. 31 anni. Già, siete coetanei, Quasi. Quasi, non diciamo, coetanei. Shadi, no. Oggi ti metto in punizione. No, sto zitto. Ma io faccio questa rossa che mi torna meglio, vai. Vedi, anche Maura mi prende in giro. Carlotta, lo sai che oggi le foto le faremo su quelle tovagliette lì? Quindi andremo a mettere il piatto e le faremo su quelle tovagliette lì. Dove potranno ritrovare le foto? Le foto, quelle, la gara tra me e te? Da, su Instagram, su Play38 troveranno tutte. Anche su Facebook. E il sondaggio delle storie. Mi prendi come valletto? Fammici pensare. No. Ecco, a posto. Anzi, sì, perché a Natale puoi. Sono più buoni. Siamo tutti più buoni. Fare quello che non puoi fare. Mai. Ecco, ora ci bannano subito, ho già capito io. Piove. Allora. Scegli la tua, prendiamo questa qui verde che sei un po' raffreddata, così ti diverti. Scegli la tua e prendiamo la scelta. Vabbè, scegli la tua, prendi questa rossa anche. Mettici un po' di insalata. Ok, quindi questa. Noi continuiamo a farle, te le farcisci, così vediamo poi chi le fa meglio, Perché io e Andrea faremo il nostro piatto. Maura, vuoi aggiungere qualcosa? Io sono molto felice, vi ringrazio di essere qui stasera. Andrea è felicissimo, lui piace tantissimo cucinare. Siamo molto felici anche noi. Infatti, quando ci avete invitato, noi abbiamo detto ad Andrea c'era questa opportunità, lui ha detto subito, assolutamente sì, arrivo di corsa a cucinare. Ma ringraziamo anche tutti i ragazzi che comunque sia ci stanno seguendo in questo Senza momento. Dubbio. Sì. Sarà difficile dire tutti i nomi, però li salutiamo tutti. Anche perché Trisomia raccoglie 115 famiglie sul suolo non solo fiorentino ma anche italiano, perché essendo un'associazione complessa che segue veramente tanto i ragazzi e le famiglie, ci sono famiglie che vengono da tutta Italia. E quindi sì, assolutamente li abbracciamo tutti, gli auguriamo a tutti un buon Natale, un splendido anno nuovo, sperando ci sia un pochino più di serenità. Certo, certamente, bellissimo quello che fate. Noi intanto ci divertiamo, Maura. Assolutamente. La serenità io e Andrea Quanto ce l'abbiamo. Quanto mi sta divertendo oggi. Cioè, che vorresti dire? Che negli altri giorni no? Guarda che hai fatto. Oggi sei proprio... Il bello è che la regia sta anche guardando in questo momento. Niente. Aiutati con le dita. Si può usare... Ti sei levata le mani tanto, certo. No? Prima. Avete visto anche. L'abbiamo vista che si è levata le mani, vero? Oh, sì. Sì, sì. No, ci abbiamo anche la voce... Io oggi mi dispiace, Carlotta, perché non è solo l'ultima puntata dell'anno, poi noi ci rivedremo a gennaio, ma mi dispiace perché questi due sponsor meravigliosi che ci hanno accompagnato per tutta questa prima parte della stagione ci hanno portato tantissimi prodotti, guarda quanta bellissima roba hanno, vi consiglio di andare a vedere nei loro siti, vi consiglio di andare a vedere tutti i prodotti che hanno, ogni volta arriva qualcosa di nuovo. Quindi ringraziamo e salutiamo sempre Stefania. Che ci ascolta sicuramente anche oggi. Aspettiamo il messaggino come sempre. Sento già vibrare io. E poi il casificio sociale di Manciano con tutti i suoi prodotti. No, quella è venuta bellissima. Allora, noi si chiacchiera e lui lavora. Un cerchio perfetto. Fenomeno. Allora, decidi quali salumi metterci. Allora, oddio mio. Qui, Qui abbiamo messo una caciotta allo zafferano. Cosa si sposa bene con la caciotta? Qui ci starebbe bene, visto che c'è lo zafferano e questo colorino un po' della rapa, io ci metterei il lombino. Oh, via, mi fido, dai. Qui invece ci metterei o il salame... o quello che vuoi te, l'arrotoli e inizia a metterlo nel piatto, arrotalo, piegalo, come ti pare a te.
Il salame. Oggi non ti suggerisco niente. Io poi farò all'ultimo. Mi stai dicendo già tutto. Va bene. Noi non glielo diciamo come l'abbiamo fatta, perché il nostro è più bellino, è vero? Non gli diciamo come si è fatto. Luca, no, è perfetto. Sta con tutte e due, no, con te. Ma perché te prendi e decidi queste cose? Hai ragione, perché effettivamente me l'ero già accaparrato. Vero, Andrea? Sì. Guarda, perfetto. Allora, non te le diamo anche a... Allora, Andrea, dipende. Se vuoi vincere, stai con me. No. Se vuoi perdere, stai con Shadi. No, tanto io no, addio a te. Lui vuole stare con... Cioè, nemmeno, cioè, Andrea, in 3 secondi, guarda, mi fa anche spostare. Vabbè, vado via io, vai. Fate ciao, da soli. Shadi, è stato un piacere, ti vogliamo bene. Te l'ha preparata un'altra gialla, ha detto. Questa, ma quanto è bella questa. Ascolta, vuoi stare vicino a Carlotta e vuoi fare insieme a lei? Tanto ce l'abbiamo un po' oggi. Allora, vieni di qua. Ciao, Shadi. Vado via io. Vai, divertitevi, allora, io vi taglio i formaggi. Guarda, facciamo una cosa. Avete anche il rovagiolo che potete utilizzare, il prosciutto, avete le insalate. Ora le facciamo, una te e una io, va bene? Vai. Sì. Io la prendo gialla come te, ok? Allora, cosa ci mettiamo sopra? Guarda, potresti metterci queste te. Va bene? Sì. Che poi, in senso, te sei più bravo di me, quindi... Vieni. Decidi. Se volete qualche formaggio me lo dite, c'è il pecorino, io taglio oggi, volete, c'ho anche la crema di pecorino, voi chiedetemi cosa volete e noi, io spalmo. La crema di pecorino. Crema di pecorino, guarda, te la apro anche. Ma do sì anche... Andrea, includiamolo, se no se la prende a mano. No, io sono già per disperato. Maloso, Attenzione, per maloso. Prego, a te. Ma quel piattino qui, No, quello era la mia vittoria, oggi voglio vincere a tutti i costi. Ma come mai piccole in quel modo? Hai visto come l'ho fatte, belline? Ah, ma perché te c'hai la forma. No, ho preso un bicchiere, ho fatto come avrebbe fatto la mia nonna. Allora tiriamo fuori questo bicchiere. Eccolo qua il mio bicchiere. L'ho preso e l'ho tagliate tondine. Sì, ho preso un bicchiere enorme. La mia nonna per tagliare le cose, al posto di utilizzare il coppa pasta, utilizzava i bicchieri. E io oggi l'ho utilizzato. Guardate, bellino. Ah, voi, la regia, gli piace più quello che fate voi. Vabbè. Anche la regia è contro di me oggi. Vorrei vedere. Tommaso, almeno te, aiutami. No, nemmeno Tommaso. Tommaso guarda voi, vi ascolta. Faccio anch'io la mia, dai. Allora, sì. Voi ci siete, sì. Stiamo attenti al tempo perché qui... Sì, oggi ci si diverte, oggi vola. Sta volando il tempo, fermi tutti. Allora, io mi prendo la mia caciotta intanto e vado a metterla... Io ho utilizzato questa allo zafferano, ma voi ovviamente lo sapete, cioè quella al tartufo. Abbiamo il pecorino toscano DOP, il pecorino toscano DOP amico del cuore. Ce ne so di tutti i colori, l'abbiamo viste via via, no Carlotta? Sì, però non c'è oggi quella al tartufo, vero? Se vuoi ce l'ho. Oh ma sì, dai. Vai. Che fai, la nascondi? No, apriamolo. Quella sì, me la ricordo. Quella se la ricorda. Apriamolo, guarda. Me la ricordo molto bene, ma guarda, la bianchetta. Una vegetariana per me la fate? Una vegetariana? Quindi senza salumi. Perfetto. Ci pensi te? No, te ora la fai e gliela dai. Ce l'hai tutto te, guarda. Il pecorino può mangiare, l'insalata può mangiare. Quindi che metto questo? Insalata è pronta? Sì, e metti... No, fammi fare bella figura, che siamo sciate. Allora, fanne una rossa e mettici la bianchetta, così siamo sicuri che viene top. Quindi una rossa? Sì. Quindi un attimino, aspetta, metto qui. Sì, ce l'abbiamo il tempo, vai, te tranquilla. Madonna, oggi la voglio finire e farla più bellina io, Prendo questa che in realtà assomiglia... Sembrano due polmoni. Due polmoni. io per chi ci guarda oggi, guardo. Non siamo così normalmente per la vostra presenza, Mauro. Spazio all'immaginazione e alla creatività. Guarda, io intanto faccio le mie, voi chiacchierate, mi raccomando. Allora, si è detto, cosa devo mettere qui? Devi mettere la bianchetta. Questa no, la bianchetta. No, è il tartufo, quello che ti garba a te. Oh mio Dio, mi ci vuole 2 ore per aprire. Te lo apro io, vieni. mi raccomando, fate vincere lei poi, Gli apro tutto qui. No. Team Carlotta Andrea o Team Shadi? Ecco qua. Cioè, mi sento il gastronomo dispiace, oggi. Ci dispiace, Shadi. C'è anche Mauro, è con voi, la regia è con voi. Tommaso, te almeno sei con me. Almeno te. No, nemmeno Tommaso, a posto. Dice di no. Stasera, di no. Oggi faccio il piatto più bellino, allora devo battervi su questo. Guarda bellino com'è il mio, Andrea. Allora, ti do il mio coltello allora, oggi, perché il tuo è nascosto. Bisogna stare attenti a tagliare queste cose, perché... A dita abbiamo già dato. Ecco. Non con me. No. Io non, con me non ti ho fatto tagliare, No. Nessuno mi ha fatto tagliare. Mm. Ma c'è chi si è tagliato. Non diciamo altro.
L'ho vista quella puntata io, ma non diciamo altro. Allora, guardate, io intanto... A che punto sei, Andrea? Cosa ci vuoi mettere lì? Tieni, metti la ricotta, Andrea. Ah, sì. Vai, usa questa forchetta, spalma la ricotta, metti un po' di insalatina. Poi, dopo questo, qual è l'altro passaggio, Shari, abbiamo detto? Mettine un po' di più, visto che mangia solo quello. Maura, c'hai ragione. Queste sono le mie porzioni. Porzioni minuscole. Io vi passo intanto davanti, la regia contentissima. Guarda, le sento di là che dicono, ma cosa fa Shadi? Senti. Shadi, ti devo dire una cosa. Dimmela. Mi ha scritto un tuo allievo. E che ti ha detto? Cioè, che miei allievi ora sono contro di me? A posto. Meno male che è finito l'anno. Diciamo che è bene così, che è finito l'anno. T'ha fatto qualche avance, no, per caso? No, assolutamente. Anzi, è stato gentilissimo. Detto che siamo fantastici, ci segue sempre, guarda tutti i lunedì, soprattutto il lunedì, perché ci sei anche te. Soprattutto il lunedì, meno male. Soprattutto il lunedì. E mi ha detto che mi vota sempre. Infatti, quello me l'ha detto anche a me, ho capito chi è, vai. Votano sempre tutti per te, anche i miei alunni. Capito, Mauro. Questa volta per vincere ho dovuto chiamare le vecchine. Non hanno capito che poi i voti non li metto io. Li mette Shadi. Allora... Facciamo i seri un secondo? È bellissimo. Vedi, Andrea, bellino? Guarda che piatto bello ha fatto, ma vinciamo. Guarda che la Maura ancora sta aspettando, almeno a lei dateglielo. Ora il piatto non l'ho finito. Ah già, cosa ci devo mettere? Metti adesso un po' di crema di pecorino e questa, piegalo. Quindi. Tieni anche questa se vuoi. Benissimo. Allora, regia, seguite me mentre loro due preparano, sono lì che si divertono. Guardate me e voi che è meglio. Anche Maura, guarda, è incantata a vedere come lavorate. Quella è per te, Maura, sì, quella che sta spalmando in questo istante è per te. Regia, se mi date udienza un secondo, vi prego. Guarda, sono qua. C'è anche Shadi. Ma giusto per dirvi, se no, per favore, venite qui da me, venite piano, vi racconto cosa abbiamo fatto. Allora, Crespella qui con la barbabietola. Abbiamo messo una caciotta allo zafferano e il prosciutto crudo. Prosciutto di Cinta Senese. Qui abbiamo invece una crespella con gli spinaci, abbiamo messo un pecorino spalmabile, una crema di pecorino, e il lombino di Cinta Senese. Qui abbiamo invece una crepe fatta solo con gli albumi, pochissimo latte, con ricotta e salame. E l'ultima abbiamo una crepe con la curcuma e abbiamo messo qui un po' di rovagiolo aromatizzato con un po' di pepe e una sbriciolona. Eccola qua. E il risultato sono queste cose. Ovviamente ci si poteva sbizzarrire in tutte le maniere, Carlotta, eh? Vedi, va bene, ti prendo un piattino, va. Perché, grazie. Perché sennò la Maura temo che non mangerà niente oggi. Così già è vegetariana, poverina. Che poverina. No, prego, devi sapere, grazie mille, che tutti poverina, i piatti... No, è una scelta, cioè. Ma hai visto tutti i piatti buoni che hanno fatto prima i nostri amici? Sono tutti della mia origine, quindi hanno fatto il hummus, il baba ghanoush. Quelli sono addirittura vegani e io mi diverto tantissimo a farli. Ecco, proprio... Sappiamo cosa fare l'anno nuovo. E io se vuoi ti porto tutte le spese. Anno nuovo, piatti nuovi. Piatti nuovi, sì, cambieremo totalmente. Ci siamo, dov'è il vostro piatto? Perché io l'ho finito, voi vi manca un colore, eh? Vi manca il bianco, eh? No, la sta facendo lui. Ah. L'abbiamo tutti. Allora, iniziate a disporlo per bene, perché abbiamo 2 minuti e voglio che ve l'assaggiate. Maura, anche te lo devi assaggiare in diretta. Assaggio? Certo. Così dopo ti chiediamo, Maura, qualcosa con il boccone in bocca, visto che avevi paura di questa cosa. Abbiamo finito. Sì. Abbiamo finito. Allora, spostate il piatto, così lo mettete lì e lo sistemate. Io lo metto qui, tanto questo non ci serve adesso. Mettetelo qui. Bravissimi. Okay. Volete metterci un filino di olio? Volete metterci un filino? Guarda, vi do anche l'olio. Anche questo è di Stefania, sarà contentissima. Guarda, mettete, Andrea, un filino di olio su tutto. Prova te, vai. Speriamo che li caschi tutto l'olio, così vinco io oggi. Vai, esci, spostati, ti fotografo. Vai, anche piano piano. Ma perché ti voglio vai bene. Dritto. Oh, ma anche l'olio l'hai riuscito a mettere per bene. Tutto. Andrea, sei venuto qui per boicottarmi. Io pensavo di vincere, stravincere. E invece niente, bravo. Guardate con che meticolosità. Guarda, bravissimo. No, vabbè. Allora, io intanto porto il mio piatto, lo porto là, sulle tovagliette. Va bene? Vai. Ci stai? E aspetto il vostro. Io lo metto qui. Quindi li assaggiamo dopo, appena andiamo. Per me le puoi assaggiare anche adesso, eh. Mancano 40 secondi, credo che non ce la farai. Allora, Andrea, l'assaggi te.
Ah, sì. Grazie per essere stato con noi oggi, eh. Devi dire, votate il piatto grigio. No. Dillo. No. Giallo. Giallo. Giallo, team Carlotta Andrea. Eh sì. Quindi oggi ci mettiamo Carlotta Andrea, eh. Carlotta Andrea. Perfetto. Maura, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie mille e grazie davvero per tutto quello che fate. Grazie a voi, davvero. Shadi, a te cosa dico? Ci vediamo il prossimo anno. Il prossimo anno, detta così sembra. In realtà sono solo 3-4 settimane. Sono tante. Mi mancherete. È stato un bel primo viaggio. Sì. Poi faremo il secondo. Guarda, lui ha già preso autonomia, va a portarlo grazie, là. Grazie, Andrea. Grazie a tutti, ovviamente, per questo bellissimo periodo. Prima parte. Ci rivediamo per la seconda. Benissimo. E invece a voi vi do appuntamento domani, sempre alle 17:15 puntuali. Adesso, come sempre, spazio all'informazione con il nostro CG della Toscana.